Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Oggi sono qui con un video su Minecraft, sulle pozioni, riguardo a queste pozioni che sono veramente una cazzata. Semplicemente perché? Perché basta seguire uno schema che ovviamente vi darò con le pozioni di base, anzi con gli ingredienti di base, con gli ingredienti secondari e ovviamente i modificatori che vi servono ovviamente per fare una pozione completa in tutto quanto. Per la durata, per la potenza, eccetera. Quindi ragazzi, partiamo subito. Ho già creato un mondo apposta per questo. Io direi di andare in questo mondo sti cazzi. Eccolo qui il mondo. E andiamo dentro, vediamo subito. Ovviamente metto le texture normali, perché dovete capire, diciamo, dovete vederla l'ingrediente, senza ovviamente avere nessun tipo di texture sopra. Allora, eccoci qui ragazzi. Io non so che cazzo. Ah, è vero che c'è la pozione della velocità, ok. Ne stavo provando anch'io ragazzi, visto che per me è un argomento nuovo, più o meno. Ok, finito tutto, usiamo un secchio d'acqua. Ok. Allora ragazzi, ve ne faccio vedere un paio, non ve le faccio vedere tutte ovviamente perché ci vuole un po' di tempo. Come potete vedere la potenza, sì, la potenza. La pozione della velocità. Allora, andiamo qui. Prima di tutto mettiamoci 3 bottiglie d'acqua. Mettere le classiche bottigliette d'acqua. Che in realtà sono fatte in vetro, vabbè. Comunque sia. Gli ingredienti principali, io ve lo faccio vedere, me li sono scritti ovviamente nel mio computer. Sono 4. Quegli ingredienti base che servono ovviamente per dare la pozione, quell'effetto iniziale che poi ovviamente farà in modo di creare una pozione del velenosa, della resistenza al fuoco e di altre cazzate. Quindi vediamo subito, ingredienti base sono la verruca del Nether, che è quella verruca che trovate nelle fortezze, lo potete trovare anche in giro per il Nether. E poi ragazzi, cosa abbiamo? La polvere di pietra brillante, che è quella polverina gialla che avete presente. Questa polvere qui ragazzi, se voi spaccate una di queste, come potete vedere, aspettate che disattivo l'autosalvataggio che ovviamente si attiva da solo. Se lo spaccate esce questa polvere gialla che vi può essere utile per gli ingredienti e fa in modo che l'effetto si rinforzi, ma... cioè vuol dire che la pozione diventa più potente, però l'effetto dura di meno. Poi abbiamo la pietra rossa, che ovviamente non sto qui a... anzi vabbè, sto qui, ve la faccio vedere questa pietra rossa, che fa il contrario ragazzi, vuol dire che depotenzia la... che ha un effetto depotenziato verso la pozione, però allunga la durata ovviamente, quindi è molto buono anche questo. E poi abbiamo per ultimo l'occhio di ragno fermentato, che invece è una specie di indebolente che infatti viene utilizzata principalmente per veleni eccetera. Come sapete anche voi, l'occhio di ragno se lo mangiate crudo fa male e la saccola se lo mangiate fermentato. Allora, come potete vedere, abbiamo ottenuto un cazzo. Dobbiamo mettere le verruche del sottomondo e otterremo delle pozioni maldestre. Le pozioni maldestre sono delle pozioni base con cui potete fare tutte le altre pozioni. Io solitamente uso la verruca del sottomondo per poi utilizzare una pietra brillante, un pezzo di pietra brillante o un pezzo di pietra rossa. Ma non lo uso, lo uso pochissimo l'occhio di ragno ragazzi, perché sapete l'effetto che ha e non mi piace tantissimo. Ecco qui ragazzi, abbiamo maldestra pozione che non ha nessun effetto. Togliamo le verruche del sottomondo e togliamo le varie pozioni. Lasciamo solo una per farvene vedere 3 tipi. Allora... vi faccio vedere gli ingredienti secondari, ovviamente ve li posto tutti, questi vari stand, ingredienti base, ingredienti secondari e modificatori. Allora, abbiamo come ingredienti secondari la crema di magma, lo zucchero, il melone luccicante, l'occhio di ragno, la crema di gas, polvere di blaze, che sarebbe la polvere di vamp, la carota dorata, l'occhio di ragno fermentato e poi c'è un altro che ovviamente non ve lo sto a dire perché... è un ingrediente che viene utilizzato solo sul computer, visto che ancora non c'è su Xbox One. Almeno io da quello che ho potuto vedere non sono riuscito a pescare un pesce a palla. Allora ragazzi, partiamo subito. La crema di magma la sapete tutti, anzi lo sapete, io lo so perché ormai ho fatto l'obiettivo su Xbox One, è quella crema che vi serve per avere la resistenza al fuoco. Ed è una cosa utilissima alla fine perché ve lo faccio vedere. Come potete vedere, se metto la crema di magma, viene a crearsi la pozione della resistenza al fuoco che dura 3 minuti. Vi faccio vedere ad esempio come si crea la crema di magma, quindi la resistenza al fuoco. E poi si può potenziare con i vari ingredienti che sono la pietra rossa e la pietra gialla. Guardate, ve lo faccio vedere subito. Allora, ok, abbiamo creato una resistenza al fuoco di 3 minuti. Proviamo a metterci la... mettiamoci la pietra rossa che dovrebbe aumentare l'effetto, se non sbaglio, da 3 minuti a 6 minuti. Adesso vediamo. 8 minuti! 8 minuti di resistenza al fuoco. Vabbè, questo diciamo che
Non sapevo che avrebbe fatto 8 minuti con la pietra rossa, però l'ha fatto. Questa è una prima pozione di resistenza al fuoco. Possiamo vedercene un'altra. Vediamo un attimo, ragazzi. Carota dorata. Quindi mettiamo una pozione, maldestra pozione, mettiamo una carota dorata e vediamo l'effetto di questa carota dorata, che dovrebbe essere la visione notturna. Io non l'ho ancora provata, l'ho fatta l'altra volta, però non l'ho provata. Quindi vediamo un attimo. Lasciamola, diciamo, distillare questa carotina dorata. Ok, c'è uno scheletro lì giù che mi guarda male. Va bene. Voglio provarla, non l'ho mai provata. Pozione notturna. Vediamo un attimo cosa mi fa. Ah, beh, bello. Figo. Non è male sta cosa. Così almeno si vede anche la notte. Però 3 minuti, vabbè. 3 minuti è pochissimo se ci pensate. Poi un'altra pozione che possiamo vedere che potrebbe interessarvi è il l'avvelenamento. Va, avvelenamento. Mettiamo un occhio di ragno, che dovrebbe essere questo, occhio di ragno. L'occhio di ragno ovviamente sapete che dà l'effetto del veleno, che ovviamente dovete, non vi conviene bere perché sapete che vi fa male, vi fa perdere cuori, vi fa morire certe volte, in alcune occasioni se l'effetto è veramente devastante, bello forte. Allora, abbiamo creato una pozione di veleno, che dura 0,45 secondi. Ovviamente non la... Anzi sì, l'allunghiamo con... Anzi no, prima di allungarla prendiamo un pezzo di polvere da sparo e la facciamo diventare da lancio. Quindi una pozione di velenosa che si può lanciare agli avversari. Adesso non capisco se è mattina o sera, anzi lo vedete la luna che pian piano scende. 1 minuto e 34, va bene, dai. Allora, abbiamo creato questa pozione? Eh sì, l'abbiamo creata. Andiamo a lanciarla addosso a uno scheletro che ormai si è andato a casino. Oh, mamma. Gambe spezzate, tutto regola. Regular, ragazzi. Bam! Oh! Ma come? Come ha fatto l'effetto a me? Ecco l'effetto del veleno. Questo è quello che vi dicevo, ragazzi. Bello, già sparito. Dura un secondo, dura. Vabbè. Allora, abbiamo finito qui. Questi sono i vari effetti. Sono senza carne, sto anche morendo di fame. Ragazzi, quindi vi lascio tutti i vari elenchi, vi lascio i vari elenchi delle pozioni di base, anzi, pozioni di base, ingredienti di base, ingredienti secondari e modificatori che sono veramente utili. Ve lo scriverò qui anche a fine pagina, ve lo sto scrivendo già da ora, ve lo metterò giustamente. Ovviamente se il video vi è stato utile vi dico di lasciare un bel mi piace come al solito, quindi commentate anche, condividete se vi fa piacere. Quindi da Curio Notte è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima, bella raga!